Ciao a tutti ragazzi, sono Charlotte ed eccoci qua all'ottava parte di Pokémon Blu. Nella scorsa parte abbiamo attraversato il tunnel roccioso e in questa parte ci dedicheremo a andare ad Azzurropoli e prendere non la spettrosonda, ma una Pokédoll, cioè una bambola Pokémon che ci permetterà di saltare il rifugio Rocket. Quindi in questo video vi spiegherò anche come saltare il rifugio Rocket. Allora, siamo andati al centro Pokémon, abbiamo curato Wartortle e adesso ci stiamo avviando verso Azzurropoli. Però prima dovremo battere degli allenatori come classico. Allora, alla torre di Lavandonia ci andremo dopo aver preso la Pokédoll, appunto, perché ci sarà un punto dove non potremo passare perché uno spettro non ci farà passare. Quindi o lo identifichiamo con la spettrosonda oppure prendiamo la Pokédoll. E noi ovviamente prenderemo la Pokédoll perché è il metodo più facile e più veloce. Allora, gli allenatori di questo percorso sono abbastanza facili, dato che i livelli sono più o meno gli stessi del tunnel roccioso. Un pochino di più però dai. Sono sempre quelli. Mi sono ricordato ora che noi abbiamo una bici, quindi usiamola. E vediamo se riesco ad affrontare meno allenatori possibili durante questo percorso. Così, sì, dai. Qui c'era un altro, mi sembra. No, scherzavo. Allora, non possiamo passare da Zafferanopoli, perché appunto c'è la guardia che gli dobbiamo dare da bere. E quindi prenderemo il sottopassaggio. Qui c'è una caramella rara, ma non mi ricordo il punto esatto, quindi provo a spammare un po' così. No, ok, l'ho ciccata, vabbè, fa niente. Comunque è nella zona centrale più o meno. Allora, riprendiamo la bici e andiamo diretti al centro commerciale per prendere la Pokédoll. E già che ci siamo, prendiamo anche degli altri strumenti. Qui al centro commerciale potrete trovare veramente un casino di roba, quindi se vi interessa qualcosa, cioè spendeteci un po' di tempo a guardare cosa vi interessa. Comunque a noi non ci interessa molto, però allora un po' di roba va presa. Allora iniziamo a prendere un antidoto, poi due revitalizzanti, anche se non servono, però non si sa mai. Poi andiamo al piano di sopra. Non mi ricordo nei piani cosa c'è di specifico, quindi lo riscoprirò insieme a voi. Mi ricordo che a questo piano ci sarà il tipo che vi darà questa MT, che vediamo un attimo cos'è. Ah, puntatore. Che però non consiglio di insegnare a nessun Pokémon. Praticamente è una mossa che non fa nulla all'inizio. E poi quando un nemico vi colpisce con un attacco fisico, gli restituisce il doppio del danno. Se avete un Wobbuffet lo capirete molto prima. Comunque questa è la Pokédoll, in italiano Pokébambola, che dobbiamo comprare. L'abbiamo comprata? No, perché non ci ho fatto caso. No, non l'abbiamo comprata. Ok. Ah, c'ho l'inventario pieno. E allora dai, possiamo fare così. No, aspetta. Possiamo vendere pazienza di Brock. Tanto non ce ne frega. Poi possiamo vendere. Cosa possiamo vendere? Non mi ricordo cosa sono tutte queste metti. Vabbè, contatore possiamo rivendere. Vabbè, siamo buoni per il momento. Compriamo la Pokébambola. Le pietre non ci servono per il momento. Allora, fammi vedere un attimo queste MT perché se non ci servono possiamo anche venderle.
Allora, fulmine, tuono, onda, teletrasporto. Allora, io venderei teletrasporto, che è questa, e venderei tuono, onda, perché fulmine forse ci servirà. Ok. E adesso andiamo al piano di sopra e prendiamo un po' di strumenti X, cioè attacco X, precisione X, tutta quella roba lì. No, non questi. Di qua. Ok. Allora, precisione X è una cosa lamerissima, ragazzi, quindi vi consiglio di abusarne il più possibile. Noi ne prenderemo, facciamo 10, tanto ci serviranno. Attacco X, fammi pensare un attimo. No, ci serve lo special X. Ne possiamo prendere tipo 7. E attacco X ne prendiamo 3, dai. E velocità X 4. Ora, dai, c'ho l'inventario pieno di nuovo. Posso vendere niente? Vabbè, dai, allora non lo compriamo. E però adesso ci serve un altro slot negli strumenti. Che dovremmo prendere la bottiglia d'acqua. Io. Fai buttare qualcosa. La mappa. Come non puoi buttare troppo utile? Non la uso mai. E allora cosa possiamo buttare? Non lo so, boh. Qua mi serve tutto. L'elix fossile non ci serve. Vietnave. Dai, buttiamo una sveglia, dai. Sì, dai, fuori. Ok. Adesso prendiamo due bottiglie d'acqua. E devo buttare qualcos'altro perché sennò non mi basta lo spazio. Perché adesso una dovremmo dare a sta bambina che ci darà il gelo raggio. Cosa potremmo buttare? Aspetta, che livello è? 32, War Turtle. Ma è molto limitato l'inventario nella prima generazione. Ma io direi la fune di fuga. È l'unica cosa che ci serve di meno, però. Già anche le Pokéball potevo buttare, fenomeno. Vabbè. Ok, questo ci dà gelo raggio. Ok, insegniamo subito gelo raggio, così ci liberiamo anche lo slot nell'inventario. Allora, gli leveremo mega pugno. Sì. Mega pugno. Mega pugno o fossa? No, no, mega pugno, perché fossa ci serve. Ok. Noi ci siamo presi due bottiglie d'acqua e non una, perché la seconda la daremo alla guardia di Zafferanopoli. Sì, almeno prendiamo due ragazze con una fava. No, vabbè, a parte gli scherzi, a capo palestra possiamo battere anche dopo. Adesso dobbiamo andare a Lavandonia, sì. Così almeno andiamo a Lavandonia. Prendiamo il Pokéflauto. Svegliamo lo Snorlax a sinistra di Azzurropoli. Prendiamo volo. Aspetta, ma volo lo posso prendere già. Sono un fenomeno.
Mi sembra che lo posso prendere già, non mi ricordo. Perché lo Snorlax blocca solo il percorso per la pista ciclabile. Il percorso per il volo mi sembra sia libero. Cioè c'è un, ecco, c'è l'albero per taglio. Ok. Ok, qui prenderemo volo, che insegneremo a Spearow. Perfetto. Ok, insegniamola subito. No, ho sbagliato. Ok. Ok, adesso possiamo direttamente volare fino a Lavandonia, almeno ci risparmiamo un po' di tempo. Boom. Volo, come ho già detto in una delle parti precedenti, è l'AMT più utile, cioè l'AMN più utile, perché vi risparmierà un casino di tempo. Comunque, qua siamo alla torre di Pokémon e batteremo il rivale, che eccolo qua. Salviamo prima di batterlo. Boom. Il rivale c'ha più o meno gli stessi Pokémon della MN Anna, solo che gli mancherà Raticate, se mi ricordo bene. Perché ci sono anche vari, tra virgolette, creepypasta, perché non sono dei veri e propri creepypasta, sulla scomparsa di Raticate del rivale. Che appunto ci sono delle leggende che dicono che gli sia morto Raticate e quindi lo stia portando la torre Pokémon. Ma ovviamente sono solo dei creepypasta. Allora, gelo raggio, come potete vedere anche qui, è molto utile contro il rivale. Infatti contro Pidgeotto e Gyarados è super efficace, anche se su Gyarados dovrebbe essere normale, però è super efficace perché stiamo parlando della prima generazione. Poi vabbè, c'è il Growlithe che lo buttiamo giù con bolla raggio. Kadabra lo potevamo buttare giù con Mega Pugno, però Mega Pugno l'abbiamo sostituito, quindi ci toccherà usare Morso. Che lo butta giù ugualmente, quindi non cambierà nulla. E Ivysaur possiamo fare sia gelo raggio che fossa. Noi... aspetta, fai vedere un po' quale conviene fare. 63 di speciale, quindi io direi gelo raggio. E rimane con un HP. Bene, congelato, che culo. Vabbè, finiamolo con Morso. Ok, e abbiamo battuto anche il rivale. Allora, nella torre Pokémon potrete incontrare Ghastly, Hunter e Cubone. In questi piani qua. Quindi io userò un repellente. Perché appunto non mi interessano. Qua possiamo avanzare senza battere le medium. Non mi ricordo dove sono le scale. Ah sì, sono di qua, perfetto. Qui dobbiamo batterla per forza. Sì. Allora, le medium avranno sempre Ghastly e Hunter, che potrete buttare giù facilmente con fossa, perché sono di tipo spettro veleno e il veleno è debole alla terra. Ah, e dovrete stare attenti ai vari store di raggi che vi faranno, perché saranno molto rompipalle, perché se vi si confonde il Pokémon è lo stesso discorso che facevamo
nella palestra dei misti con l'allenatrice, con Goldin. Cioè, non è una cosa grave. La lotta la vincete lo stesso, però è palloso, è quello che vi voglio dire. Invece l'attacco ombra notturna vi toglierà un danno pari a livello di chi la usa. Scusate. Quindi se per esempio Ghastly a livello 23 usa ombra notturna, vi leverà 23 HP. Ovviamente. Che palle sto inventario! Fammi fare una cosa. Aspetta. Cos'è che potremmo fare? Buttiamo via l'antidoto, dai. L'ho comprato prima, vabbè. Cos'è questo? Ah, Elisir. Meno male ho buttato via l'antidoto. È decisamente più utile Elisir. Qua ha rotto le palle, però, Fammi andare di sopra. Ok. Qui ci sarà un'area per curarvi. Ok, adesso possiamo liberarci un altro slot dell'inventario con repellente. Perfetto. Possiamo fare così. Sì. Ok. Qua vabbè, mi sono automaticamente curato. Ok. Possiamo prendere questo. Pepita, buono. Lo possiamo rivendere. Tanto adesso ci liberiamo anche della Pokédoll, perché la useremo. Prima dobbiamo battere questa però. E dopo di questa ci sarà la mamma di Cubone, cioè un Marowak, sulle scale. Che però noi dovremmo identificarla con la spettrosonda. Ma come vi ho già detto all'inizio del video, useremo un trucchetto per saltarla. Cioè per saltare Rifugio Rocket. Perché sennò saremmo dovuti andare ad Azzurropoli dietro il casino, fare tutto il casino per andare da Giovanni, battere Giovanni, prendere la spettrosonda e tornare qua. Ed è decisamente più lungo. Ora scusate la tosse, ma c'è una polvere nella mia camera che non si riesce a respirare. Quindi boh. Questo devo battere per forza. Anzi, fammi aprire la finestra. Il problema è che non vorrei aprire la finestra mentre registro, perché se passa qualche macchina fuori si sente dal microfono. Vabbè, cercherò di aprirla poco. Ok. Allora. Ok, questo dovrebbe essere stato l'ultimo allenatore. Prendiamo questo, una caramella rara, sempre utile. E queste saranno le scale dove dovremo identificare lo spettro, eccolo qua. Come vedete non possiamo né catturarlo né attaccarlo. Dice che non può essere identificato. Non possiamo fuggire. Cioè, letteralmente... Cioè, sì e no, però noi fuggiremo con la Pokebambola. Ciao ciao Spettro. È stato un piacere conoscerti. E avanziamo qui. Vabbè ragazzi, qua ci sono tre tipi del Team Rocket e poi ci sarà Mr. Fuji. Noi... Questi allenatori li batteremo nella prossima parte, perché abbiamo già passato molto tempo. E vabbè, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime parti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!